Questa giornata sta mettendo a durissima prova le mie facoltà linguistiche. Al fuoco del linguaggio chiedo delle scintille persuasive. Comincio con il dire che la vita è un perdere, che chi perde è frustrato e chi vince è finito. Ma mi blocco, mi sento perduta come un'analfabeta. Ugo si mette a piangere e le sue lacrime mi consentono di scegliere nobilmente quello che scelse Amleto, il silenzio. Lo abbraccio per circa 3 minuti e quando si stacca gli dico convinta: non farti abbattere. Oggi vorrei proporre alla vostra attenzione la lettura del libro scritto da Maria Castellitto dal titolo Menodramma, Edizioni Marsilio. Sì, è proprio lei, Maria Castellitto, la figlia del noto attore e talentuoso attore Sergio Castellitto, dell'altrettanto talentuosa scrittrice Margaret Mazzantini. È al suo primo, la sua prima opera prima, quindi il libro di esordio, ed è già nella rosa dei candidati per partecipare al premio Strega. Maria Castellitto si è laureata in filosofia a Londra e la protagonista di questo libro, anche lei vive a Londra, si è laureata in filosofia e lavora in una casa di produzione cinematografica dove effettivamente svolge un ruolo che non la soddisfa pienamente, ma nello stesso tempo non ambisce a nulla di più, o meglio, ha paura di perseguire quelli che sono i propri sogni, le proprie ambizioni, anzi forse ha proprio la difficoltà di individuare quali siano i suoi sogni e soprattutto ha una difficoltà, si percepisce leggendo il libro, di mettersi a scrivere, di mettersi a scrivere qualcosa di personale, qualcosa che gli appartiene profondamente. Ma ciò che effettivamente colpisce di questo libro non è tanto la storia, che potrebbe in un certo qual modo essere considerata una storia comune, in quanto la protagonista è una giovane donna che ha della difficoltà in una società come quella odierna a capire bene se stessa, a mettersi a confronto con se stessa anche con una società che risulta essere molto complessa, molto competitiva, una società che corre all'impazzata e quindi riuscire a saltarci su risulta essere abbastanza complesso e anche piuttosto difficile. Ciò che colpisce di questo libro, a mio avviso, è proprio lo stile linguistico, la scelta delle parole, la scelta della narrazione, una narrazione quindi che si avvale di un linguaggio molto preciso, chirurgico, di parole situate, di parole che rimandano a qualcosa sempre di onirico, di metaforico, di simbolico e attraverso l'utilizzo di questa metodica, se così possiamo dire, si riesce a trasmettere quella che è l'inquietudine di una generazione, l'inquietudine di un individuo. Molto particolare anche è il rapporto che la protagonista riesce a stabilire con un amico che è un po' matto, che appunto è un matto. E in questo dialogo fatto di slogan, per così dire, si racchiude un po' quello che è il tentativo di entrare in una comunicazione con qualcosa che fa parte, o meglio, con qualcosa di cui si fa parte, ma con la quale si fa fatica ad entrare in contatto, in relazione, in un'equilibrata relazione. Per questi motivi e per la curiosità di leggere un'opera prima di una figlia d'arte, consiglio la lettura del libro Menodramma di Maria Castellitto, Edizioni Marsilio. Alla prossima!